situazione e non torno. Eravamo lasciati che stavamo esplorando la caverna e abbiamo trovato un bel po' di sostanze che possono essere utili. La maggior parte di quello che avete, che vediamo qui, che era quella cosa che è passata, forse era più bizzarro. Comunque, la maggior parte degli elementi che abbiamo trovato qui, con molta probabilità, saranno gli elementi, i materiali, con cui ci faremo la nostra vendetta. Adesso, come al solito, Paradosso ha intenzione di costruirsi la sua balconata. E invece, abbiamo aperto un buco in un punto che secondo me era meglio che, che fosse chiuso. Quindi tappa. Ok. Qui incominciamo a costruire una cosa. Con queste note di sottofondo che ci avvisano che il sole sta morendo e che sta calando all'orizzonte e ci avvisa che la notte fredda e serena sta per giungere nelle nostre vite di merda. Ok. Dopo questo piccolo intermezzo poetico e filosofico che non c'entra un cazzo con gameplay, andiamo avanti e cominciamo a demolire tutta questa caverna. E come al solito ti dico, fratellino, sfodera il tuo miglior culo, mettendoci in gioco i coglioni. In questa caverna tu troverai tanti materiali perché tu non vai a istinto. No, no, no. Tu vai proprio il culo. Tu sei sculato di natura. Carbone. Una tonnellata di carbone. Vedo che sei stato molto cattivo quest'anno, guarda quanto carbone. La Befana proprio ti ha riempito di carbone, che nella vita reale probabilmente non è una grossa cagata, ma in questo gioco è importante come l'acqua, come il cibo, come la carne, come le pecore, come tutto. Io sto pensando una cosa, visto che hai preso già abbastanza ferro, perché non pensi di incominciare a costruirti qualche piccone di ferro invece di utilizzare un cuore di piccone di pietra? Sì, è vero, cuori di pietra sono più rinnovabili, però avere qualche elemento più performante dovrebbe essere una priorità adesso. Oh cazzo, io sento qualcosa, a parte il classico avviso del gioco che stai per entrare in una nuova fase, io sento ragni da tutte le parti, che tecnicamente sarebbero molto utili anche per quanto riguarda canna da pesca e arco. Ho visto che se ne esce quattro ragnatele dovresti tirare fuori un blocco di rame. Non lo so se è vero, può essere pure che era una mod di qualche gioco. Ok, finalmente abbiamo abbastanza carbone. Abbiamo abbastanza ferro. Sì, però io mi chiedo una cosa. Visto che stai bello pieno, non sarebbe ora di iniziare a
costruendo una cesta, almeno per depositare una parte dei materiali. Che ne pensi? Non era solo un pensiero. Comunque, se stessi giocando io a questo punto mi sarei dato subito una cesta. Almeno se schiacco per qualsiasi motivo non perdo tutto. Guarda che di pietra ne abbiamo molta. Ah già, scusa, tu stai cercando materiali. Mi sa che devi ragionare in un altro modo, non in questo. Non devi scavare così a caso. Devi incominciare a ragionare utilizzando il culo. Pensa col tuo culo e sono sicuro che istintivamente andrai dove ci sta un materiale per poter costruire. Dai, facciamo questo esperimento. Vabbè, fai come cazzo ti pare. Con tutto il granito che stai spaccando ci si potrebbe fare una bellissima granita. Visto che è rosso, una granita non pure. La cosa quasi non la vado a fare. E che culo. Vabbè, ho capito. Quando si tratta di trovare risorse nel sottosuolo, devi seguire solo il tuo istinto, va bene. Sì, ma hai trovato quei blocchi di ferro, perché non li prendi? Sì, però, non metterti proprio in punta. Potrebbe esserci il vuoto sotto. Bastardo affratellino, ti vorrei avvisare che la tua barra della fame sta incominciando a consumarsi. E vorrei anche avvisarti che io sento zombie che si lamentano. Quindi da queste parti ci deve essere, come pensavo, un'altra cavità. Infatti non si sentono molto di più i lamenti. Secondo me stiamo proprio vicino al punto dove ci sta un'altra caverna. Sì. Ecco, adesso c'è un sacco di materiali. Che pensi di fare? Scusa, ma la cesta la vuoi fare oppure no? Ma non ci sarà più spazio per niente. Perché se ne c'erano altri forni? Ancora non credo che abbiamo trovato tanto materiale che servano altri 4 forni. Vabbè, possono sempre essere utili. Anche se sinceramente io non ho proprio idea di cosa vuoi. Ah, finalmente! Era ora.
Ti sei deciso finalmente a farti l'armatura. Secondo me sta sorgendo il sole perché gli scheletri stanno scecando. No, non mi sembra che stanno qua dentro. Le voci sono tutte quante esterne. Penso che era ora che deve alimentare tutta sta terra. Non lo so perché, ma dietro sta terra secondo me si nasconde qualcosa di utile. Magari anche l'ingresso verso un dungeon, che in questo momento, visto che abbiamo una spada e un'armatura, potremmo anche tranquillamente affrontare. Però a me mi sembra che sotto sta terra si sente solamente dell'acqua. Non credo che ci siano cose importanti qua sotto, potresti anche evitare gli scavi. Ma fai come ti pare, va bene, ma non vuoi. Comunque qua non siamo in acqua, non c'è bisogno che ti conservi tutto, questa terra la potresti anche buttare. Sì, però ci sta molto di unite. Ma penso che sia utile comprendercela, visto che dobbiamo costruirci casa. Sarà una casa fatta di diorite, andesite, granito e probabilmente qualche porta di ferro, giusto per essere sicuri. Ma io sento dell'acqua che scompre, ma dove cavolo sta? Tu sei certo che non vorrei tagliare, eh? Se la pensi così? No, che potrebbe... Chi viene? Magari qui... Poveri disgraziati che seguono la... E che culo, mamma mia! Non ci credo, ma che culo che c'hai! Vai a togliere un blocco di diorite e trovi quattro blocchi di ferro. Tu sei proprio sculato, proprio. Non capisco perché nei gameplay di Minecraft sei così bravo. C'hai un mazzo della Madonna, proprio. Perché questa diorite è grigiastra invece di bianca? Ah, forse è la luce che fa l'effetto più... Ah, vabbè. Se fa così, hanno reso un po' più reale l'effetto della luce sopra agli oggetti. Ma questa è una cosa positiva. Scusa, ma che vuoi perforare in questa montagna dal basso? Cioè, fra un po' secondo me usciamo in superficie. Ti trovi un crepaccio aperto su, vicino a casa. Sorpresa! Ha piccato la ghiaia. Sottofondo che indica qualcosa. Mi sa che qua sotto ci deve essere qualcosa, se no il gioco non ci avrebbe avvisato con quel classico rumorino che di solito significa. Ok, siamo quasi arrivati alla fine, per cui se il video vi è piaciuto